Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ciao Volpi, ho avuto un voice crack incredibile. Ragazzi, oggi avete visto la copertina. Ormai la mia intro è: avete visto la copertina e siete un po' scioccati. Anch'io lo sono, ma come al solito non è un clickbait, perché è vero. Lasciate like, commentate e iscrivetevi. Ragazzi, non parliamo perché ho già la tachicardia oggi. Avete visto il titolo, quindi, come al solito, prima di andare a vedere il video vero e proprio, ci andremo a guardare un bel video di Gufo Saggio che si chiama 15 creature giganti trovate sulle spiagge, di cui probabilmente penso il 99% fake, perché creature giganti mai viste. Ma vediamo, perché noi ci fidiamo del nostro amico Gufo Saggio e quindi... buona visione, ragazzi. Lasciate mi piace come al solito sulla fiducia, eh. Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Mio padre sei. Dato che solo il 5% dell'oceano è stato... già iniziamo con la prima cavolata. Non è vero. Esplorato, non sorprende che di tanto in tanto qualcosa delle profondità si riversi sulle spiagge. Giusto. Potresti... tipo la spazzatura, visto che gli umani fanno schifo. Essere sorpreso di apprendere che alcune di queste creature possono anche assumere dimensioni enormi. Vero, tipo le balene. Oggi vi mostriamo 15 creature giganti che sono state trovate sulle spiagge di tutto il mondo. Faccele vedere. Numero 15. Vai. Quando una donna del posto a Mazatlan, nel Messico occidentale, si imbatté per la prima... Madonna, raga, cos'è sto coso? Un'anguilla di 6 metri? Una volta in questo mostro, inizialmente pensò che fosse un pezzo di corda. Dopo ulteriori indagini, hanno scoperto che era una creatura marina. Ok. Gli occhi morti della creatura la fissavano e anche i suoi denti... oddio, guarda questi qua. Ti sembravano piuttosto terrificanti. La parte strana è che la creatura non è mai stata identificata ufficialmente. E che ci hanno fatto, scusami, l'hanno messa nell'immondizia? Alcuni sostengono che fosse un'anguilla o un serpente di mare. Beh, sembra quello. Ma nessuna delle tue teorie è stata confermata. Quindi... cioè, che hanno fatto? L'hanno lasciato lì senza studiarlo. Cioè, avremmo potuto scoprire che gli alieni vivono sott'acqua. Finita, basta. Vabbè, raga. Numero 14. Ci sta. Chi siamo noi per... Dopo uno tsunami in Giappone, due persone hanno scoperto che l'oceano aveva portato qualcosa di strano sulla spiaggia. Che sarebbe? Quando è stata avvistata questa palla inspiegabile... cos'è, raga? Un gormito? Le persone hanno sentito i brividi lungo la schiena. Anche quando la creatura è stata toccata delicatamente, non ha risposto. Direi, se ferma lì, ci sarà un motivo. E se vediate o no, ma secondo gli esperti, si pensa che questa creatura provenga da una spugna di mare. Cioè, quella lì era una spugna di mare? La teoria afferma che la spugna di mare è stata strappata da una scogliera e lavata sulla spiaggia. Comunque, stranamente, tutti sti video sono fatti tipo in 240p con i telefoni del 1902. Sono comuni in Giappone e possono raggiungere dimensioni gigantesche. E allora è spiegato il tutto. Anche degli affascinanti motivi geometrici. Ah, beh, ci sta. Certo, avrei un po' paura effettivamente se dovessi trovare una roba del genere. Numero 13. Quando qualcosa come uno squalo volpe finì... lo squalo volpe? Esistono gli squali volpi? Wow! Finisce sulla spiaggia, devi chiederti dove vivono esattamente nell'oceano. Appunto. Sebbene a volte... oddio, ma è stranissimo, raga, sembra tipo una specie di pesce spada squalo. Tocchino vicino alla superficie dell'acqua, raramente si vedono così vicino alle spiagge. Io non ne ho mai visto uno in tutta la mia vita, raga, giuro. Cioè, scrivetemelo nei commenti se voi ne avete mai visto uno, ma io non ho mai visto uno squalo volpe in vita mia. Infatti, sono così rari che questo ritrovamento è stato considerato fortunato. E sono state raccolte informazioni su questa misteriosa creatura. Questo squalo con occhi... ma ha una tipo coda lunghissima. È arrivato su una spiaggia della Nuova Zelanda. E sì, okay. La coda dello squalo non solo sembra pericolosa. Sì, anche perché sembra una frusta, cioè. Ma è anche usata per stordire la preda sott'acqua. Ah, ecco. Che figo. Raga, quindi tra di noi c'è qualcuno che è uno squalo? Identificati nei commenti, squalo volpe. Numero 12. Vai. Quando vedi un calamaro gigante nella vita reale... mai visto, io li mangio i calamari, ma giganti mai. Il del Kraken non sembra più così inverosimile. Il più grande a noi noto è... mi pare che c'è tipo uno in Nuova Zelanda, tipo in un museo, che è veramente grande. 12 metri di lunghezza. Questo calamaro gigante è finito su una spiaggia vicino a Wellington. Un gruppo di 3 persone aveva precedentemente trovato degli squali nella stessa zona, ma questa era la prima volta che trovarono un calamaro gigante. È gigante veramente, raga, cioè. Questo è piuttosto raro, perché i calamari giganti sono creature che vivono molto... sì, tipo negli abissi, cioè tipo vivono sott'acqua, ma tipo tantissimi metri in profondità nell'oceano. Quindi rimane un...
Chissà come ci è finito. Un po' un mistero come il calamaro gigante sia finito sulla spiaggia. Boh. Vediamo il mio numero. Vediamo cosa spunta. Numero 11. Uno xiao marino. Brunco Globster è il nome di una massa organica non identificata che si è arenata sulla costa di Margate, in Sudafrica, nel 1924. La sua storia è strana dall'inizio alla fine. Cioè? Quanto riferito, Trunco è stato visto combattere con due orche. Tronco. L'uomo che lo vide all'inizio pensò che era un orso polare. Fosse un orso polare. Ah, okay. Poi lo vide anche uscire dall'acqua e attaccare le orche con la coda. Ma in che dopo senso? Dopo tre ore le orche se ne andarono e ma raga, è così? What the f... Cioè quello è un tronco? Com'è che si chiama? L'ho dimenticato. Diciamo, ma... Ma non ho mai visto questo animale, sembra una specie di formicaio unito ad una foca con la barba. What the f... Trunco andò alla deriva verso la spiaggia. Secondo i testimoni oculari, la creatura sarebbe stata lunga fino a 14 metri. Madonna, ma non ce ne sono più, si sono estinti? Il suo tronco lungo un metro. Oddio. Gli ha dato il soprannome di Trunco. 10 giorni dopo, tuttavia, un'onda lo riportò nell'oceano. E quindi... Ma non esistono più? Ok, raga, praticamente si dice tipo essere così, cioè non, effettivamente è stata avvistata solo in quell'occasione, però esatto, sembra praticamente una specie di foca pelosa, ma molto più grande, solo che non si hanno delle vere e proprie, cioè l'unica foto è questa qua, che appunto è quella che ci ha fatto vedere Gufo Saggio, e poi girano queste, ma... Non si capisce se effettivamente è vero oppure no che esiste. Quanto spesso appare sulla spiaggia un mostro marino con il becco e la coda pelosa? Guarda, io c'ho 23 anni, mai visto un mostro marino. Solo nelle figurine quando ero piccolo, però, nel senso, alla fine perché stiamo guardando questo video? Per scoprirlo. Non spesso, ma secondo diversi articoli, è così che un misterioso mostro marino si è riversato lungo la costa orientale della Russia. Ma che cos'è? La teoria prevalente è che si tratti di una specie rara di delfino, mai vista prima. Anche gli esperti pensano... Beh, effettivamente il muso da delfino ce l'ha, che sia una creatura molto strana, poiché i delfini normalmente non hanno la pelliccia. Sì, appunto, io non li conoscevo così. Dubitano anche che viva nelle acque vicino alla spiaggia, o che sia stato semplicemente trascinato dalle correnti calde. Questi animali dove finiscono? Cioè, queste scoperte che fanno? Dove li mettono poi? Cioè, li buttano nei sacchetti della spazzatura e li lasciano così? Numero 9. Sarà. La più grande manta mai catturata risale al 1900. Madonna, ma quanto è grande? 220, e aveva un'incredibile lunghezza di 9 metri. Porca miseria! Questi mostri oceanici sembrano extraterrestri, ma sfortunatamente la loro popolazione è minacciata. È vero che sono tipo in via d'estinzione. Il motivo è che sti maledetti spesso rimangono impigliati nelle reti dei pescatori. In alcuni casi si trovano anche sulla spiaggia. In questo video poverina, vediamo alcune persone che salvano una manta gigante che è rimasta impigliata nelle reti da pesca. Madonna, sfortunatamente. Eh sì, perché poi sono gigantesche, quindi c'è... Ci sono anche casi in cui vengono catturate dai pescatori. Tuttavia, questa manta sembrava abbastanza pesante da capovolgere la barca. Madonna. Era di circa da 5 ai 7 metri di lunghezza. Anche perché c'è 7 metri di pesce, raga, c'è... Lunghezza. Una belva è proprio. Numero 8. Vai. No. Il mostro della spiaggia di Folly non è il titolo di un nuovo film horror. Un giorno è alla spiaggia di Folly, nella Carolina del Sud. Oh, la Carolina del Sud c'è sempre nei video di Gufo Saggio, secondo me lui abita lì. Trova una strana creatura sulla spiaggia. E sarebbe? Le sole macchie verdi sulla sua pelle abbronzata sembravano inquietanti. Ma ciò che ha colpito di più la folla sono state le sue gambe simili ai dinosauri. Ma raga, ma che cos'è sto coso? I suoi 2 metri di altezza. Le teorie sulla sua identità andavano da un mostro marino simile a un dinosauro a un chupacabra mutato. Altri pensavano che potesse essere uno storione atlantico. Ok. Tuttavia, queste creature marine possono raggiungere lunghezze dai 5 ai 6 metri. Cioè, quindi praticamente questa cosa è stata vista e la gente se n'è dimenticata. Cioè, dov'è finito questa Altri cosa? Altri pensavano... Questo non capisco io. C'è tipo il quarto pesce che nessuno ha mai identificato. Dove finiscono, cioè? Che potesse essere lunghezze dai 5 ai 6 metri. Cioè, portateli a casa mia, li studiamo, ci facciamo i video. Boh, non so cosa Numero dire. 7. In teoria, sappiamo che i capodogli possono raggiungere i 18 metri di lunghezza. E beh, sono giganteschi. Sfortunatamente, però, occasionalmente si spiaggiano.
Nella città di Skegness, in Inghilterra, sono stati trovati non uno, ma ben tre capodogli. Tre? Tuttavia, c'era anche un esempio di una balena di 19 metri. Porca miseria. Che si è arenata nella Cina orientale. Cioè, raga, ma ci avete presente quanto sono 19 metri? Cioè, quanti sono 19 metri? Cioè, immaginatevi di vedere davanti a voi una balena di 19 metri. Era ancora viva e grazie agli sforzi di 20 ore dei vigili del fuoco locali, il capodoglio è stato spinto di nuovo in acqua. Cioè, 20 ore, i pompieri. Vicino a Takaka, a Golden Bay, invece, erano tre balene a andare di arriva. Madonna, che poi, raga, tipo, peseranno tipo un triliardo di tonnellate. Decine di persone sono venute in spiaggia per vedere gli animali maestosi. Porca miseria. Numero 6. Vai. Nell'ottobre dell'anno 2017, un video inquietante di un mostro marino alieno disteso sulla spiaggia e... Ma come mostro marino alieno? ...circolato su internet. La gente iniziò a speculare su cosa potesse essere. Ma ce lo fa vedere? Ma nessuno ne aveva idea. Il suo aspetto sembrava strano, con una testa simile ad un artiglio. Ma è lunghissimo, e quattro braccia che sembravano tentacoli. Ma non era tutto. Dietro di essa si vedeva una lunga traccia, ma non era chiaro se fosse il percorso della creatura oppure la coda, o se fosse parte del suo corpo misterioso. Nel caso in cui sei curioso di sapere in quale parte del mondo questa creatura è stata trascinata via, era sulla spiaggia di Johannesdorp, nei Paesi Bassi. Ok. Sfortunatamente non ci sono altre immagini, quindi non possiamo vedere il mostro marino più chiaramente. Strano, direi. Possiamo solo immaginare che tipo di mostro sarebbe stato. Non lo so, non lo so. Numero 5. Probabilmente non hai mai sentito parlare di squali dalla bocca gigante. No, perché di base comunque è già gigante quella degli squali la bocca. Perché sono molto rari e non si mostrano spesso. Sono shy? Si vergognano? Gli squali hanno un insolito muso arrotondato che conferisce loro un aspetto decisamente non simile a uno squalo. Porca miseria. La specie, che può vivere fino a 100 anni, è stata scoperta nel 74 da un veicolo di ricerca della Marina degli Stati Uniti. Oddio, è vero, hanno una bocca stranissima. Nelle acque hawaiane. Da allora ci sono stati solo circa 269 avvistamenti confermati. Madonna. Più di recente, nel giugno 2022, un altro è stato portato a riva nelle Filippine. Nel 2022? E un altro incidente alcuni anni fa, sempre nelle Filippine, ma a Pio Duran, al Bay, era un maschio gigante lungo 14,6 metri. 14 metri! Numero 4. Porca miseria! Quando le persone hanno visto per la prima volta questo video apparire su internet, hanno pensato che un polpo gigante fosse arrivato sulla spiaggia. Ma chi sono quelli delle Backrooms? Tuttavia, la sua identità è stata rapidamente rivelata. Cioè? Infatti, questo polpo fa parte di una trovata pubblicitaria di Netflix per pubblicità... Per Stranger Things, che è il coso, esatto. ...della quarta stagione della popolare serie Stranger Things. Ma com'è possibile? Ma immagina se non lo sapessi e vedi... Sì, diciamo che magari tipo un vecchio che vede una cosa del genere sulla spiaggia, che magari Stranger Things non lo conosce, dice, aspetta, ma che cazzo... E se questa creatura sdraiata sulla spiaggia? Farebbe un po' paura, eh? Inquietante. Eh no, perché prima della top 3 dobbiamo andare a guardare il famoso video. Venite con me. Vedete questo pazzo scatenato, ragazzi? È un signore che addomestica, addestra un trainer, come si chiamano in America, dei piranha. Ora, per chi, un attimino ve lo spiego, per chi non sapesse cosa fossero i piranha, sono praticamente queste bestie di Satana qui che hanno dei denti iper mega affilati e che sono carnivori. Cioè, letteralmente, se voi ne beccate uno, vi mordono, e ci hanno pure fatto i film horror sotto in cui, tipo, si mangiano le persone. Questo tizio, entra in una piscina in cui dentro ce ne sono 100. E non è uno scherzo. Chiaramente, ragazzi, non ripetete queste cose a casa vostra. Direte voi, Xiao, ma chi ce l'ha 100 piragna? Io non lo so voi da dove venite, se vostro padre ha un acquario. Io ve lo dico nel dubbio. Vediamo sto pazzo scatenato che... Ok, questi qua, ragazzi, sono praticamente tutti dei piragna e sono 100. Uno solo può farvi veramente tanto male. 100 vi lasciano lo scheletro. E non sto scherzando, ragazzi, cioè, vi mangiano tutti, vivi. Vi mangiano. E questo pazzo
praticamente fa una strana sfida. Praticamente quello che fa lui è praticamente spruzzare un liquido all'interno dell'acqua per attirarli tutti, perché sono attratti dal liquido rosso che tutti noi abbiamo dentro di noi. Non lo nomino, ma sapete benissimo di cosa sto parlando, perché sono carnivori, quindi appena vedono una cosa rossa. Adesso il tizio, ragazzi, quello che fa è praticamente andare a mettere il suo piede all'interno di questa piscina. E no, non sono domestici, non li puoi addomesticare, ti uccidono. Solo che non so sinceramente come lui ci riesca, ma raga, gli nuotano vicino e non lo mordono. Io penso che questo tizio si stia letteralmente facendo la piossa dalla paura, perché raga, questi... Ah, questo è un pazzo. È tipo il tizio che si fa mordere degli insetti, raga, uguale. Ci hanno fatto pure una serie TV su Real Time, è un pazzo. Però raga, fare una roba del genere significa veramente rischiare la vita, e non sto scherzando. Io ho un'ansia terribile per questo tizio, perché come potete vedere sono tutti praticamente raggruppati lì e li ha distratti. Ma comunque è un rischio gigantesco, perché sono veramente del... Cioè non esiste, raga. Cioè la gente ci muore. Il modo in cui, ragazzi, entra in acqua è anche super mega calmo, perché praticamente questi pesci sono anche si vengono minacciati quando tipo l'acqua si muove tanto, no? Quindi raga, è letteralmente, anche se non vi sembra tanto, perché giustamente qualcuno magari si aspetta che, non lo so, lo uccidano, questo è uno degli esperimenti più pericolosi mai fatti nella storia. Perché raga, io non so se sapete cosa fanno i piragna, ma guardatevi qualche documentario e poi fatemi sapere. Continuiamo con sto folle di gufo saggio, va? Il misterioso mostro di Montauk è... Cos'è il mostro di Montauk? È stato trovato sulla spiaggia a largo della costa di Dutch Plains, New York. Ok. Nel luglio del 2008. New York. Questo... 8 anni, cioè, what the fuck? Questo mostro chiaramente non assomiglia a nulla del nostro mondo. Per niente. Sollevando l'allarmante questione di quanto non sappiamo dell'oceano. Ma che cos'è? Alcune persone affermano che il mostro di Montauk sia stato un esperimento di mutazione. Ah, e lo lasciano così nella spiaggia? Perché c'è un laboratorio vicino dall'altra parte della spiaggia. Potrebbe essere. Il mostro, misteriosamente, ha fatto notizia solamente per un breve periodo. E poi non è stato mai più menzionato. Chissà perché. Non lo so, c'è qualcosa che mi puzza. Numero 2. Questa prossima creatura trovata sulla spiaggia si chiama Hellfish. Cioè, dovrei credere che sia vera questa roba? La gente gli ha dato questo nome specifico a causa delle sue mascelle, simili ai dinosauri, feroci zanne e... Ma sembra umano, occhi sì. ...occhi infernali. Tuttavia, questo non è l'unico Hellfish mai trovato. Ah, già è vero, questa mi ricordo che era su Nemo, tipo. Quando una rana pescatrice... La rana pescatrice. ...si spiaggiò nelle profondità, ottiene le stesse reazioni. Eh sì, anche perché sono molto simili. Sceglie acque profonde, noto per abitare l'oceano profondo nero come la pesce e... Sono orribili queste cose. Stranamente. Ma a volte le creature di acque profonde finiscono sulle spiagge di Orange County. Effettivamente, raga, se ci pensate, potrebbe essere vero un animale del genere, perché... È vero che è una cavolata il fatto che abbiamo esplorato solo il 5% dell'universo, in realtà è molto di... dell'oceano, in realtà è molto di più. Semplicemente però, chiaramente, l'uomo ancora non è che può arrivare a profondità bassissime, perché raga, la pressione è troppo alta, quindi non puoi. Però effettivamente, raga, noi non sappiamo tutto ciò che vive negli abissi. Cioè potrebbero esserci tipo dei pesci come questo che noi non sappiamo appunto che esistano. Vediamo che cosa c'è al primo posto, anche se ho un po' paura. Numero uno. Tipo una balena drago. Sappiamo che le aragoste, compreso il granchio gigante giapponese, possono raggiungere dimensioni notevoli. Sì. Ma in questo video vediamo alcune persone che hanno visto un granchio gigante sulla spiaggia. Ma che dici? E l'hanno tirato fuori dall'acqua. Secondo quanto riferito, è stato girato sulla costa della città di Mauna Abu a Porto Rico. Ok. Secondo quanto riferito, Ma è una aragosta! L'aragosta è stata trovata dai pescatori di un ristorante durante la ricerca di pesce fresco. Secondo alcune persone, questa potrebbe essere l'aragosta più grande mai trovata. Secondo quanto riferito, diversi uomini hanno impiegato uno sforzo assurdo per trascinare l'animale fuori dall'acqua. Ma dai, ma non ci credo. Hai mai visto una creatura spaventosa sulla spiaggia? Forse mia nonna? Facci sapere. Non penso, no nonna, scherzavo, ti voglio bene. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Scrivetemi nei commenti se avete mai visto una belva del genere. Ciao.